Nell'anno in cui anche lo sport si è fermato a più riprese, la Svizzera ha comunque il suo tour, il Giro Suisse. In un anno significativo perché coincide con i 40 anni dell'Associazione Svizzera dei Paraplegici. Il Giro domani farà tappa nella Svizzera italiana con la tratta Personico-Tenero. E fra i tanti protagonisti c'è Silke Pan, impegnata nella rincorsa ai prossimi Giochi Paralimpici di Tokyo. Pensate, la sua storia parte da un trapezio, una passione quella circense che è tornata a farsi sentire. Non lo so come è successo, ma in meno di 10 minuti mi sono tornati memorie e anche sensazioni del mio corpo. Sensazioni di equilibrismo, delle cose che facevo da acrobata prima. On va aller souper, on revient dans 2 heures. Circo e giochi paralimpici, due mondi solo apparentemente lontani. Non per Silke Pan, ex trapezista, oggi atleta degli insuperabili, proiettata alla Giro Suisse, sognando i giochi di Tokyo. Questo Tour de Suisse, qui sono i 40 anni, il compleanno 40 anni dell'Associazione dei Paraplegici, è l'occasione per tutti gli atleti, anche quelli che non sono atleti, per tutti che vogliono fare un po' di sport, di partecipare a un evento comune. Sono più istintiva, sì. Anche nella mia vita faccio più le cose come le sento e di solito mi posso fidare al mio istinto. Perché se devo pensare troppo, poi perdo la mia spontaneità e perdo anche un po', non lo so, la mia forza, perché tutto è concentrato nella testa. Ed è proprio nella testa di Silke che qualcosa è scattato in pieno lockdown, il momento in cui l'atleta ha ritrovato l'artista. Questa vita di artista circense, trapezista è ancora dentro di me, però non ci pensavo più. Era il 25 aprile di quest'anno, in meno di 10 minuti mi sono tornati questi ricordi nel corpo, e quando mio marito mi teneva così in posizione verticale, non lo so, le mie mani e le braccia facevano il movimento per tenere l'equilibrio, e senza che io ci pensavo, era incredibile. E lì, questo momento era per me una rinascita. Era una cosa davvero quasi un miracolo, una cosa che non posso spiegare. Sono stata stupita quando ho ricevuto la chiamata del direttore del circo Helvetia che mi ha chiamato e che ha chiesto se non volessi fare uno spettacolo per il circo di Natale, e ho detto di sì, quindi adesso vado a preparare una coreografia. E tutte queste cose sono per me delle cose, non so, sono regali della vita, perché siamo in un anno molto difficile per tutti, per la società, per l'economia, è un anno molto difficile anche per tutti gli atleti che si preparavano per i giochi paralimpici, per tutte queste cose. E spesso così, in momenti duri, difficili della vita, nasce qualcosa. È nato questo, è nato il fatto che vado a tornare ad essere un'artista di circo paraplegica. Ma io non sapevo neanche che fosse possibile. Quando ho indossato per la prima volta l'esoscheletro nel 2016, anche questo era un po' come una rinascita, perché ero in piedi, vedevo le mie gambe che si muovevano. E erano 9 anni che ero in carrozzino a quest'epoca, però penso che
questo 25 aprile il fatto di poter mettermi in equilibrio sulle mani è ancora più forte per me, è ancora più emozionante, perché era la mia vita, era la mia particolarità, era la mia identità. Da quando ho ricominciato a fare l'equilibrismo mi sento un po' cambiata, mi sento di più, non so, più autentica. E con questo toccante esempio di forza e di rinascita termina il quotidiano.